Buon pomeriggio, a tutti quelli che ci seguono nella diretta Facebook. Siamo in collegamento oggi, noi della Fondazione Premio Napoli, per questo incontro in cui dialogheremo con l'autrice di uno dei tre libri della sezione saggistica finalisti del Premio Napoli. Il libro in questione di Airbnb Città Merce, storia di resistenza alla gentrificazione digitale, scusate, e l'autrice Sara Gainsforth, che salutiamo. Sara, buon pomeriggio, grazie di essere qui. Sappiamo che il collegamento non è come averti alla Fondazione e poi sentiremo il presidente della Fondazione Premio Napoli che sicuramente lo ribadirà. Prima di iniziare a dialogare io e te, direi soprattutto tu, vorrei però lasciare la parola al presidente della Fondazione Premio Napoli, l'avvocato Domenico Ciruzzi, per i saluti e eventuali considerazioni. Mimmo, a te la parola. Devi però attivare il microfono. Allora, grazie Chiara, io sono felice di avere Sara Gainsforth qui con noi. Per la verità avrei preferito averla in fondazione perché la sede è ristrutturata, è ancora più prestigiosa e accogliente di prima. Purtroppo il Covid ha impedito, o almeno io sono convinto che passerà, ci saranno occasioni sicuramente. Noi avevamo previsto per la verità. Per quanto riguardava la sezione della saggistica, poiché erano in concorso splendidi saggi di tantissimi altri autori, molti dei quali avremmo voluto invitarli a presentare i loro libri, anche se non erano tutti in finale. Io sono felice di conoscere, sia pure attraverso il video, purtroppo, Sara Gainsforth, anche perché ricordo che. Quando, dopo le votazioni, dovevamo comunicare come diritto alla interessata che era stata scelta come finalista. E ricordo che ci furono difficoltà perché telefonammo alla sede del manifesto, il cellulare, non, insomma, alla fine riuscimmo a contattarla e appunto lei fu molto felice, devo dire, di questa notizia. Io credo che la scelta, devo dire, una scelta che vedeva, ho già detto, in gara davvero altri saggi prestigiosi, di autori prestigiosi, è una scelta anche in linea con quelle direttive che secondo me una fondazione letteraria deve avere, cioè una grande attenzione anche alla contemporaneità, ai temi della contemporaneità. E quindi quando c'è stata la possibilità di leggere Città Merce come storia di resistenza alla gentrificazione digitale, e già il titolo, devo dire, era piuttosto intrigante. Penso che poi, leggendolo, francamente, studiandolo per certi versi, ci si è resi conto che era un argomento di grandissima attualità, nuovissimo, soprattutto per quel ribaltamento che talvolta alcuni gruppi riescono a realizzare facendo credere che si tratta di iniziative che partono dal basso, che sono iniziative, come dire, che avvengono nella estensione di una messa in opera di democrazia e invece poi altro non sono che terribili operazioni che dal centro della città costringono moltissimi abitanti a finire poi nelle periferie o peggio, quindi si sfollano i cittadini che hanno sempre vissuto in quel territorio perché appunto ci sono gruppi che in realtà attraverso il mito americano del self-made man, in realtà sono gruppi che si impossessano del centro della città e chiaramente attraverso un turismo, un finto turismo fai da sé,
fai da te, riescono invece a spopolare le città, i centri delle città, il che è un problema culturale profondissimo, connesso all'identità dei luoghi che altrimenti rischieranno di essere peraltro tutti uguali, no? Come un po' sta accadendo. Allora, io credo che, tra l'altro, anche da un punto di vista, devo dire, tecnico, giuridico, legale, c'è stata un'attenzione enorme anche a tutte le varie vertenze che si sono verificate, soprattutto da San Francisco in poi. E credo che sia davvero di grandissimo interesse il saggio di Sara Gainsford. Io mi riservo di intervenire successivamente, dopo aver ascoltato il dialogo che da par suo Chiara Ghedini instaurerà con Sara. Allora, grazie. Sì, effettivamente, ovviamente intervieni quando vuoi, anche e soprattutto per le tue competenze, che chiaramente non sono affatto le mie. In realtà poi questa parola Airbnb, no, rimanda un po' rinvia al viaggio e diciamo non è questo un momento in cui si fanno molti viaggi, c'è stata una limitazione della mobilità in questi mesi, però in realtà questo è un libro che è assolutamente inserito nel contesto contemporaneo, perché Sara non si occupa soltanto di Airbnb, e anzi invito tutti quelli che ci stanno seguendo a esplorare la sua pagina web, perché potrà trovare vari spunti e poi conoscere anche meglio Sara attraverso quello che scrive. Sara si è occupata e si occupa da tempo della questione relativa all'emergenza abitativa, e in realtà emergenza abitativa e l'abitare nell'emergenza includono anche la questione dello Airbnb. Non solo perché la casa è diventata il rifugio cosiddetto di sicurezza, e quindi dipende anche da dove abiti, no? Il livello di sicurezza a cui puoi aspirare, ma anche perché in un paese che è stato molto attento agli sviluppi di Airbnb, che è il Canada, per esempio, ci sono stati degli studi che, diciamo, tesi a dimostrare che in fondo proprio questi fitti short term, diciamo, a breve termine, hanno in qualche modo contribuito in alcuni quartieri, credo soprattutto si parlasse di Toronto, alla diffusione del virus. Quindi diciamo che Airbnb non è solo viaggio, ma riguarda questioni molto più complesse, stratificate, a volte anche ambigue, nel senso che c'è diciamo, un lato positivo e un lato negativo in molti degli aspetti che riguardano questo sistema Airbnb. Mi chiedevo se Sara, prima poi di entrare più nel cuore diciamo, degli argomenti che tratta nel libro, cioè, abbia riflettuto, io so che in parte lo ha fatto perché ho letto qualcosa che ha scritto, sul rapporto tra l'abitazione e invece questo periodo di emergenza sanitario che dura da parecchi mesi. Sara, vuoi, non lo so se hai riflettuto su questo. Sì, grazie mille, sì, ciao. Certo, sì, questo è un tema molto attuale, come dire, la pandemia e quindi il blocco della mobilità, del turismo, dei flussi turistici stanno facendo emergere tante contraddizioni preesistenti e quindi soprattutto, insomma, quelle che caratterizzano il problema dell'abitare, che era un problema anche prima, adesso rischia di diventare, insomma, una questione ancora più importante. Insomma, noi abbiamo, no, con la pandemia riscoperto questi centri storici vuoti, almeno delle città d'arte, insomma, Firenze, Roma, Venezia, già da prima. Quindi, appunto, l'invito, no, a restare a casa. E la casa diventa proprio assolutamente centrale nella nostra vita. Il problema è che emergono le disuguaglianze, perché appunto non tutti hanno l'accesso alle stesse possibilità per quanto riguarda la casa.
E questo è un problema che secondo me, ma insomma non solo secondo me, appunto citavi dei dati, perché esistono ormai tanti studi sul fenomeno degli affitti brevi turistici tramite, no, questa piattaforma digitale nata nel 2008, ma poi esplosa in Italia, soprattutto a partire dal 2015-2016. E questa nuova pratica, dell'affitto breve ha influito su questa disuguaglianza già esistente tra chi, per esempio, possiede una casa in centro e chi invece abita in affitto. E quindi è uno strumento che appunto racchiude tante complessità, anche alcuni elementi positivi, però quando non è, come dire, controllato, non fa che agire da divaricatore sociale, cioè chi stava meglio sta sempre meglio, chi stava peggio prima non, insomma, vedrà la propria capacità, no? Di supplire il reddito, insomma, di godere di una situazione abitativa dignitosa sempre più minacciata. Per cui senza dubbio adesso è il momento, secondo me, per, insomma, tra l'altro per la politica di intervenire. Sarebbe ora che, no, si facessero degli interventi, perché il rischio poi davvero è che quando, no, questo periodo passerà anche tra anni, però insomma, se il turismo riprenderà, queste disuguaglianze non faranno che aumentare. E poi insomma, possiamo parlarne poi più in dettaglio. Diciamo poi che questa emergenza sanitaria ha fatto, ha scoperchiato un vaso di Pandora che comunque in realtà era già piuttosto pieno, no, di ineguaglianze per tanti aspetti e in tanti campi. Tu, per esempio, parli molto anche chiaramente della sharing economy, no? Nei nuovi lessici che oramai ci sono familiari, ci sono molte parole inglesi che sono entrate a far parte dell'uso comune anche da noi. Si dice che appunto chiaramente la parola dell'anno è il lockdown, ma insomma non ci voleva tanto per immaginarselo. E in verità c'è proprio questa sorta di lessico speculare anche quando si parla di un sistema che può essere Airbnb oppure, che ne so, Uber, per dire quelli che forse noi conosciamo di più rispetto all'Lyft, che in Italia, insomma, non credo sia granché conosciuto. E in questo lessico speculare, diciamo, ci sono delle espressioni che sono poi quelle attraverso cui Airbnb, che magari è nata con le migliori intenzioni ed è nata in un periodo di crisi, cioè in California, però è nata in un periodo di crisi, sono anche quelle espressioni attraverso cui Airbnb si è autopromossa. E quella forse principale è quella della sharing economy come espressione, la formula quindi di un'economia di condivisione. Difficile dire che questo sia qualcosa di negativo, no? Cioè, se uno sente sharing economy, pensa a qualcosa di solidale, di positivo, ma anche, per esempio, si parla molto di questo peer-to-peer exchange, cioè dello scambio da pari a pari. E molto si è insistito per almeno e soprattutto all'inizio su questa idea della fiducia, no? Del trust, cioè di una, e tu ne parli, cioè di quello che in realtà è un rapporto che si baserebbe sulla fiducia, che però è diverso dal rapporto che si basa sulla fiducia del couchsurfing, che adesso insomma è molto meno praticato, ma che anni fa, diciamo, poteva essere una soluzione anche per quelli che non avevano grandi mezzi, diciamo, e che però volevano viaggiare. E forse un'altra nozione che andrebbe problematizzata e che è stata veramente molto abusata è quella di community. Chiaramente, non per niente, c'è una sorta di collana a cui appartiene il tuo libro, è proprio quella di comunità concrete. Invece, molto spesso questa idea di community è una idealizzazione che però poi, diciamo, che è quasi un'imprenditoria della terminologia, nel senso che è fatta a tavolino, ma che non rappresenta, che non riflette poi una realtà materiale, concreta, cioè di una comunità fatta di persone, di oggetti, ma insomma è soltanto un'idea. E anche il turismo che tu citavi prima, certo, lì per lì non pensi al turismo come a qualcosa
diciamo, di negativo, no? Il turismo è anche quello che porta magari delle persone con meno mezzi a poter viaggiare, il turismo di massa, i voli low cost, no? Che diciamo pure sarebbero tutto un altro pianeta su cui riflettere. E poi ci sta lo specchio, diciamo, che tu fai vedere. E penso che una delle cose più apprezzabili del tuo libro è quella di aprire, incoraggiare un dibattito italiano che ora, diciamo, si sta sviluppando. E credo che il tuo libro contribuisca allo sviluppo di questo dibattito, ma che per molto tempo, diciamo, non è esistito più di tanto. E allora si vede che la sharing economy diventa business as usual perché fondamentalmente non è che veramente si sta formando un nuovo sistema, ma alla fine si ritorna al capitalismo, cioè si ritorna un po' ai sistemi classici perché cresce Airbnb e di conseguenza, mentre cresce la professionalizzazione e quindi di fatto la spersonalizzazione. E tu facevi notare come anche quella fiducia diciamo, nel rapporto diventa invece un sistema basato sulla transazione spersonalizzata, di cui poi, diciamo, hai proventi Amazon. E questo è, diciamo, un aspetto su cui tu insisti molto. E anche l'idea, ovviamente, del turismo, che di per sé è buono, diventa over tourism, che è un altro termine inglese che però oramai, diciamo, è abbastanza conosciuto. Allora, queste realtà speculari forse esistono, coabitano in qualche modo, possono coabitare effettivamente? Poi necessariamente attraverso un sistema come Airbnb si passa dal tourism all'overtourism, dalla sharing economy diciamo, al business come sempre, e dal customized, cioè dalla personalizzazione alla spersonalizzazione. Cioè è un futuro, come dire, obbligato o, diciamo, convivono, possono convivere tutti e due questi, diciamo, questi lati dello specchio? Sì, devo dire che insomma, hai colto molti degli aspetti su cui ho provato a riflettere nel libro. Io parto appunto dalla fine, credo che il ruolo fondamentale, come dire, nelle città del futuro, nella nostra vita del futuro, debba giocarlo il pubblico, la politica. Perché la questione non è di demonizzare, per esempio, il turismo o Airbnb, insomma, Airbnb come, diciamo, piattaforma specifica. Insomma, io avrei tante cose da ridire a partire dal fatto che non condivide i dati, insomma, ci sono una serie di questioni. Però, per esempio, sul modello in sé, se fosse gestito anche a livello fiscale, insomma, come poi avviene nella maggior parte delle città, perché ormai hanno introdotto delle norme per cui si gestisce, no, il proliferare di affitti brevi turistici, allora può anche essere un elemento positivo. Il problema appunto qui, soprattutto in Italia, è che queste norme non sono state introdotte, per cui insomma c'è questa, no, questo prevalere degli interessi alla fine privati, che fanno sì che di fatto poi tutti i guadagni che derivano dal settore del turismo, dall'aumento dei flussi turistici che è stato provocato proprio da Airbnb e dai low cost, di fatto poi finiscano in poche mani appunto di operatori privati che poi tra l'altro spesso hanno sede all'estero, quindi come dire non lasciano nulla sui nostri territori. Allora lì deve intervenire la politica con appunto un'azione di ridistribuzione delle ricchezze generate dal turismo, e questo in Italia ancora appunto è un po' tabù parlare di questo. Mi veniva in mente, ecco, ieri proprio parlavamo con un altro giornalista che ha scritto un libro, anche lui su Airbnb, il giornalista di Repubblica, Riccardo Staglianò, e ha definito come economia della disperazione, e io sono molto d'accordo con questa, no? Questa definizione che riassume bene quello che poi si è visto essere l'economia della condivisione, perché appunto noi intorno, no, al 2008 cominciavamo no, a scoprire questo termine, queste nuove pratiche. Io mi ricordo, no, mi chiedevo, ma insomma, ma è un bene, ma è un male?
E appunto il mio interesse verso Airbnb è nato soprattutto parlando scambiando opinioni con persone, tra cui per esempio mia sorella che affittava una stanza su Airbnb. E il problema qual era? Che lei affittava la sua stanza, quindi doveva andare a dormire altrove. E io dicevo, ma cioè, ti sembra una soluzione? Cioè, può essere questa una soluzione a un problema che in realtà è un problema di reddito, perché ovviamente il problema alla base è un problema di natura economica ed è un problema legato molto alla trasformazione del mondo del lavoro, negli ultimi, insomma, decenni. Per cui, ci viene proposta come soluzione, no? Questa nuova economia della condivisione, per cui ognuno può diventare l'imprenditore di se stesso e arrangiarsi in questo modo. In realtà, come dire, io trovo che tutta questa narrazione, appunto, non faccia che nascondere la realtà, nel senso che nel momento in cui Airbnb si presenta come uno strumento di condivisione, no, per questa insomma classe media, no, impoverita e via dicendo, in realtà Airbnb è uno strumento per facilitare una transazione economica, cioè di condivisione. Sì, ci sarà anche la condivisione poi dello spazio, quando un ospite accoglie dei turisti e li fa stare nel suo appartamento, però è una transazione di fatto economica che Airbnb gestisce, e questa era la prima novità di Airbnb rispetto ad altre piattaforme che esistevano prima. Poi, appunto, secondo punto, anche qui la fiducia, insomma, la fiducia è. Come dire, la fiducia è nella piattaforma, non è una fiducia che si crea tra sconosciuti, perché è mediata appunto da Airbnb. E quindi, appunto, tornando al tema della condivisione, in realtà mi sono resa conto che, appunto, per tanti host, che sono tanti, ci sono poi tanti tipi di host, c'è anche chi proprio lo fa perché vuole conoscere nuove persone, allora ospita, eccetera. Però per tanti altri, come dire, non è una scelta fatta, no, per il piacere di condividere, è una scelta fatta perché non si riesce magari ad arrivare a fine mese a pagare l'affitto. Allora Airbnb non può essere la soluzione se è un problema, no? Per rispondere a questo tipo di problemi che derivano dalla trasformazione del mondo del lavoro. In questo senso Airbnb è uno strumento di welfare privato. Il problema è, insomma, quello che dicevamo anche all'inizio, che non è uno strumento a disposizione di tutti, perché se io non ho uno spazio da affittare su Airbnb, insomma, non posso accedere a quel tipo di, no, di soluzione. E poi, insomma, come giustamente notavi, se all'inizio questa retorica ha funzionato molto, tra l'altro occultando la vera nascita di Airbnb, perché Airbnb è nata, non è come dire una pratica spontanea che poi è cresciuta ed è proliferata in tutto il mondo, ma è nata, insomma, dietro un preciso disegno, di appunto dei fondatori che hanno partecipato, sono andati a una scuola di startup, lì hanno conosciuto degli investitori, insomma, questi capitalisti di ventura della Silicon Valley, che hanno modellato l'idea iniziale di Airbnb e soprattutto l'hanno finanziata con milioni di dollari. E quindi, insomma, questa startup non sarebbe mai diventata la multinazionale che è oggi senza quei finanziamenti. E poi loro sono andati fisicamente, appunto, in giro a New York, proprio a convincere le persone a usare Airbnb. Quindi è stato fatto un lavoro dietro, no? L'ascesa di Airbnb. Che non viene mai raccontato. E quindi ecco, poi all'inizio però poteva reggere un po' questa retorica della condivisione. Quello che abbiamo visto a partire, insomma, ma già appunto dal 2016-17, in realtà è stata quello che dicevi, una specializzazione, per cui in realtà chi come mia sorella affittava la stanza ha più o meno anche smesso di farlo, lei ha smesso. Perché tra l'altro a Roma poi c'è stato un crollo dei prezzi, proprio perché c'erano talmente tanti annunci che i prezzi sono scesi e non conveniva più. E quindi sono rimasti, no, i grandi, che sono quelli che magari hanno acquistato appartamenti su appartamenti,
e quindi adesso magari ne gestiscono 10. E quella non si può certamente definire come condivisione. Quindi ci sono, insomma, tanti aspetti di queste retoriche. Fossero due estremi, da una parte quelle persone che lo fanno per riempire un vuoto che dovrebbe invece essere gestito a livello locale, regionale, statale, quindi comunque a livello di politiche, no? E dall'altro invece ci sono quelli che poi si fanno, diciamo, costruiscono effettivamente la loro ricchezza attraverso Airbnb. Poi certo ci sono state anche delle strategie per limitare, cioè puoi mettere sul mercato sul mercato di Airbnb solo un appartamento. E però è anche vero che se io lo metto su Airbnb, poi lo posso mettere anche su altre piattaforme. Insomma, alla fine la questione diventa abbastanza, come dire, opaca. Non è chiaro che, ma poi anche quanto durano le azioni legali. Cioè, nel senso che tu puoi anche fare qualcosa, non è detto che però questo che quello che fai poi abbia un riscontro immediato, perché poi passa moltissimo tempo. Senti, tu usi nel libro la parola gentrificazione. Se posso, Chiara, scusa se ti interrompo, io vorrei evidenziare questo, che ciò che è molto interessante da me c'è, è anche questa analisi di come sia stato utilizzato un linguaggio che era proprio delle rivoluzioni, che partiva dal basso, di come alcuni gruppi, alcune lobby, si sono impossessate di tutto questo linguaggio, di questa gestualità, di questi miti, utilizzandolo per scopi appunto propri, facendo finta che l'operazione posta in essere è un'operazione altamente democratica. Quello che mi ha sorpreso è che tu in qualche modo hai anticipato moltissimo il saggio di Marco Deramo, Dominio, che analizza proprio quello che è accaduto in questi ultimi 50 anni, di come il linguaggio, diciamo, rivoluzionario è stato utilizzato da un certo potere, perlomeno un lessico, degli atteggiamenti, dei segnali di riconoscimento. È utilizzato invece per operazioni che sono tutt'altro che provenienti dal basso e quindi con una valenza democratica. E il tuo esempio, il tuo studio, il tuo saggio è un segmento perfetto di quello che è accaduto. È anche molto concreto. Cioè, mentre nel saggio di Marco Deramo si analizza in maniera compiuta questo tipo di operazione, però tu è come se avessi anticipato, come se tu avessi suggerito un'analisi poi magari più complessiva che ha portato a termine Deramo in questo straordinario, anche insomma, questo saggio tanto interessante, qual è il Dominio. Ecco, a me interesserebbe, cioè, prima dell'altra domanda di Chiara, ecco, se tu ti soffermassi su questo tipo di analisi, perché c'è nel tuo libro e c'è in maniera, ripeto, concretissima. Sì, grazie. Quello è uno degli aspetti che più mi ha colpito. Forse io sono riuscita a leggerlo meglio anche perché stavo seguendo il dibattito che c'era negli Stati Uniti rispetto al tema Airbnb, e lì era molto più chiaro anche questo aspetto, mentre noi qui eravamo ancora, insomma, soprattutto nei media, ai titoli di giornale, c'era sempre questa narrazione di Airbnb come appunto uno strumento di condivisione. In realtà lì sono usciti anche degli studi interessanti, per cui tutto questo porsi di Airbnb, che appunto, ripeto, è una multinazionale, insomma, privata, finanziata da capitalisti di ventura, non è questa startup nata nel garage e poi diventata di successo. Tutta questa narrazione che loro hanno costruito a tavolino, tra l'altro, di Airbnb come un movimento. Appunto, eravamo dopo il 2008,
per cui la crisi, l'impoverimento di questa fantomatica classe media, mai analizzata poi in realtà, per cui Airbnb si presenta come appunto uno strumento per questa classe media impoverita. E quello che colpisce appunto per me è stato insomma andare a leggere proprio dei testi, per esempio uno dei top manager di Airbnb era insomma, lavorava nel mondo del marketing per le grandi marche, per cui lui ha scritto un saggio nel 2004, insomma, credo, ma anni prima di Airbnb, appunto, dal titolo, io lo racconto nel libro, dal titolo Come trasformare i propri clienti in credenti. Quindi c'è questa, come dire, visione, no? Di quello che è appunto un mondo del consumo, perché chi usa Airbnb sta pagando, sta attuando una transazione economica oppure ci sta guadagnando. Invece vengono definiti come membri, no? I membri di Airbnb, membri di un movimento. E lui, insomma, in questo libro che ha scritto, descrive la trasformazione delle marche in appunto movimenti, perché secondo lui noi staremo vivendo un momento storico in cui i valori stanno cambiando, si stanno trasformando, eccetera, eccetera. E quindi dice: noi possiamo, come mercato, appunto, come marche, se pensiamo alla Apple, ad altre marche di successo, noi possiamo rappresentare questi valori. C'è stato un processo di interazione, un cambiamento. I dominanti hanno cominciato a utilizzare il linguaggio dei dominati e ai dominati è stato suggerito o imposto il linguaggio dei dominati, cioè dei dominanti. Nel senso, dire capitale umano, io sono il mio capitale umano, utilizzare un linguaggio che appunto, voglio dire, c'è stato questo scambio strumentale, astuto, diciamo astuto, per cui si è riusciti a costruire una falsa rappresentazione, ovviamente, della realtà. Poi, insomma, è molto preoccupante perché appunto, i casi che cito, come dire, poi quello che appunto a tutti gli effetti una multinazionale privata diventa un attore politico, perché nel momento in cui Airbnb inizia a usare, per esempio, tutte le tecniche, no, di partecipazione che sono state usate in occasione, per esempio, delle elezioni di Obama, inizia appunto a gestire i propri host come fossero dei membri, per cui facendoli incontrare, quindi si fanno riunioni, e a porsi come obiettivo quello di decidere le politiche pubbliche delle città, cosa che avviene davvero a San Francisco poi con il referendum. Con l'illusione che siamo tutti imprenditori, tutti siamo imprenditori, tutti siamo. Esatto. Però per esempio, Sara, scusami, cioè per esempio anche questo linguaggio del proselitismo, no? È anche molto tipico dell'entourage statunitense, cioè, ma lo vediamo anche nella politica, cioè molto, ed è comunque marketing in un certo senso, cioè tutto rientra nel marketing, anche l'idea di usare la retorica della persuasione di stampo religioso, no? L'idea del credente, dell'adesione, di questa idea, ma anche di una fiducia che sembra quasi una fiducia metafisica, diciamo, no? Di questa specie di amorevolezza interna, però a un gruppo che di fatto esclude gli altri. Cioè, questo, insomma, questo si vede moltissimo, si vede sicuramente particolarmente negli Stati Uniti, ma è anche vincente, evidentemente, come retorica. Perché poi queste sono le cosiddette success stories, no? Che vengono vendute come il sogno individuale, che però, guarda caso, è basato su ideali collettivi. Cioè, è chiaramente tutto a tavolino. Cioè, poi c'è qualcuno che ci crede, c'è qualcuno che, magari tua sorella, che ha iniziato a provare questo Airbnb, lo ha fatto in parte per bisogno, in parte perché credeva a questo tipo di visione. Quindi loro incontrano persone che forse
alla fine veramente pensano che si tratti di un sistema alternativo. Purtroppo alla base non c'è nulla di alternativo, no? parte dell'inganno, no? Sì. Però fa, no, io insomma, aggiungo soltanto, fa un po' impressione. Io sono stata a Firenze a una riunione degli host Airbnb perché ero curiosa. Appunto, anche lì il tema era, no, decidere delle norme politiche, insomma, da approvare e via dicendo. E quindi è la riproduzione di quei meccanismi di partecipazione che comunque di solito non funzionano. Cioè, in Italia la partecipazione viene spesso usata semplicemente per legittimare scelte già prese dall'alto, anziché invece appunto lasciare aperto l'esito di questi percorsi partecipativi. E quindi Airbnb in qualche modo, infatti in Italia si è affidata a, si chiama, mi sembra, Ventura Urbana, mi pare, è un ente, insomma, che si occupa di processi partecipativi, e quindi ha messo su queste, nel novembre dell'anno scorso, questi appuntamenti, queste riunioni tra host a cui io sono andata, in cui insomma si discuteva di proposte e via dicendo. Il che appunto colpisce perché insomma, chiaramente gli host di Airbnb sono portatori di determinati interessi, in qualche modo però molto particolari, perché sono appunto gli interessi di chi, come dire, ha quello che dicevo prima, ha la possibilità di lavorare con Airbnb. Per esempio io non l'avrei, e colpisce perché è vero che appunto io ho conosciuto in questo incontro a Firenze una signora per esempio aveva perso il lavoro e per cui era stata poi, come dire, non aveva avuto altra scelta che affittare la casa su Airbnb. Il problema secondo me appunto è che bisognerebbe, anziché fare riunioni tra host di Airbnb, bisognerebbe, come dire, esigere che la politica torni ad occuparsi di queste persone e quindi del problema del lavoro, del problema del reddito, insomma del problema dell'economia delle città. Non si può pensare di campare di turismo, secondo me. Lo stiamo vedendo adesso il perché, perché è un settore fragile che appunto dipende esclusivamente su una domanda estera. E non è possibile, insomma, ci può essere anche il turismo. Il problema, secondo me, è quando c'è solo il turismo come motore, no, di crescita economica. Insomma. Un discorso molto interessante che tu facevi riguardava anche diciamo, l'alterazione dello spazio pubblico, nel senso, oltre diciamo, all'unità abitativa, ci sono dei problemi anche che riguardano spazi come i parchi. Cioè, io penso per esempio al Parco Gruell a Barcellona, no? Con questo flusso continuo di turisti, quelli che vengono chiamati turisti cosmopoliti, ma alla fine tutti omologati, cioè che fondamentalmente mantengono le loro abitudini dovunque si spostino. Su questo, magari questo è vero fino a un certo punto, perché ci sarà, diciamo, una costellazione di persone anche diverse che, insomma, il viaggio lo interpretano in modo diverso, però dato il turismo e dato il parco che oramai non era più fruibile fondamentalmente dai residenti, ma soltanto era diventato una meta turistica. E allora lì la strategia all'inizio è stata quella di far pagare un biglietto di 10 euro, ma anche questa non è una soluzione politica, questa in realtà non è una soluzione. Quindi il fatto è che oltre alla commodificazione, alla mercificazione della propria casa o della casa che tu comunque, che non è tua, diciamo, nel senso non è quella dove abiti, ma è quella che usi per farti i soldi, c'è la mercificazione di spazi che, beh, insomma, dovrebbero comunque restare pubblici, aperti e gratuiti e dovrebbero garantire la possibilità a residenti, diciamo, e anche a turisti di fruirne. Quindi questo è un altro aspetto che comunque tu sottolinei molto quando parli diciamo, delle conseguenze del processo di mercificazione che investe, diciamo, che investe non solo gli oggetti, diciamo, esterni, ma gli oggetti di affezione, quali possono essere appunto le proprie case, e poi,
invece appunto gli spazi diciamo che dovrebbero poter usare tutti. Quindi questo è un problema, no? Sì, ma infatti tornando anche a quello che dicevamo prima, questo viene perennemente raccontato come se fosse una cosa fantastica, ma io dico no, secondo me non è fantastico che io debba affittare la mia casa per appunto nel caso di mia sorella, oppure no, nel caso di Uber, la mia macchina, il mio tempo, insomma, tutto diventa merce. Però voglio dire, è proprio uno schiacciamento verso il basso delle possibilità, per cui non è un'occasione, cioè in realtà secondo me è grave quello che sta succedendo in questo senso, appunto rispetto a questo mondo dei lavoretti, insomma lo stiamo vedendo, si parla molto, no? Adesso del tema, no? Dei rider e di tutto questo modello lavorativo, tutto quello che non va. Insomma, devo dire che anche Airbnb ha un po' cambiato strategia, no? Di comunicazione e di marketing ultimamente, perché insomma, questa favola della condivisione abbiamo capito che non è proprio così. Però questo insomma, sarà un po' il tema, secondo me, anche delle sfide del futuro. Ultimamente sto cominciando un po' a studiare meglio, per esempio, tutto il modello di business di Amazon e Amazon si regge sui prezzi bassi, per cui noi siamo catturati, insomma, da questo modello senza vedere tutto quello che c'è dietro, cioè senza vedere poi dove sono i costi, perché non, insomma, non si può pensare che ci sono solo magicamente dei prezzi bassi. Però se tu sei una persona che ha un reddito basso e che sa che usando Amazon puoi ottenere delle cose a un prezzo basso, cioè voglio dire c'è anche l'altro lato della medaglia perché Amazon lo usano praticamente quasi tutti oramai, cioè, e allora se tu non usi un po' era come quando è iniziata questa idea della green economy, no? Se tu volevi essere green dovevi spendere un sacco di soldi. Che ne so, per esempio in Cina, quando un tempo quelli che mangiavano carne erano, diciamo, erano ricchi perché erano quelli che se lo potevano permettere, che facevano parte dell'elite, no? Adesso invece quello ricco può permettersi di essere vegetariano. Quindi diciamo che è un problema molto complicato, perché se tu vuoi veramente dare delle opportunità, cioè questa è l'idea del di massa di cui parliamo, cioè che voglio dire lì per lì sembra una cosa positiva, ma ovviamente poi nasconde un sacco. Ma poi un altro diciamo, aspetto che mi è piaciuto del libro, veramente mi ha fatto ritornare a Root Class, che penso fosse sia da rileggere, perché tu problematizzi anche questa, cioè la usi la parola gentrificazione, però la insomma, tendi a connotarla in un certo senso e abbinarla anche a questa idea, cosa, del displacement, no? Cioè la gentrificazione come processo anche sociale che però deve, non è semplicemente la rigenerazione, la riqualificazione urbana, perché questi sono, in genere io penso che quando si usano molti termini per dire la stessa cosa, c'è qualcosa che non va, cioè c'è qualcosa che, sotto che è occulto come i dati di Airbnb. E allora, in verità, poi lì c'è un problema enorme, anche in questa idea di una ipotetica classe media che si espande, così come un tipo di gentrificazione che non sempre diciamo, significa che cambia anche nello spazio, cioè forse nello stesso spazio a volte poi c'è un cambiamento. E una delle cose che notavo in alcune interviste che poi ho letto è che molti diciamo residenti sono come dire seccati del fatto che tutti questi Airbnb che magari si affollano in un particolare quartiere, magari un quartiere che prima di allora era considerato un quartiere a rischio. Che cosa succede? Che la rigenerazione, e tu in un articolo parli di quanto possa essere effimera questa rigenerazione, e consapevolmente effimera, perché questa poi è la cosa grave, che non c'è, diciamo, una naivete, no? Cioè in realtà si sa che è effimero, perché diceva non è più un quartiere funzionale al residente, perché è un quartiere che si rigenera come? Con i caffè, i ristoranti, dove però poi magari mancano dei servizi che sono quelli che chi risiede lì
diciamo, vorrebbe poter avere. Allora anche questo forse è uno dei problemi di se Airbnb spopola troppo e anche qui c'è la politica, no? Di mezzo. Infatti, qui il problema appunto è quello, sempre questo, secondo me, quando c'è la prevalenza di un unico attore, no? Su tanti, perché poi la città è fatta di tanti attori pubblici, privati, dovrebbe, no, garantire una varietà di funzioni, dovrebbe appunto, no, la famosa varietà che stiamo perdendo, con la turistificazione delle città, che sono tutte uguali, sono omologate. Il problema appunto è proprio questo, quando prevale, no, questa dimensione turistica, tanto che questo fenomeno, insomma, ha investito negli ultimi anni tantissime città e leggendo gli articoli sembrano tutte uguali, cioè lo stesso fenomeno è avvenuto a Roma, a Firenze, a Edimburgo, a Londra, a Parigi, a Lisbona, insomma, con delle differenze, per carità. Diversi gradi di intensità, ma insomma, questo processo è avvenuto così, per cui questo svuotamento dei residenti e la trasformazione di tutto il tessuto commerciale, sociale e via dicendo. E questo appunto è un problema, per cui sì, come dire, poi questo è il risultato poi dell'assenza, appunto, secondo me, del pubblico, perché, come dire, non è detto che insomma, le città cambiano, i quartieri cambiano, la rigenerazione di per sé, detta così, sarebbe un fattore positivo, no? Il problema è come, chi, per chi, per cui no, anche questo è uno di questi termini ormai abusati, ambigui, perché se non c'è invece un'attenzione al sociale, cioè se non c'è come dire, un obiettivo che è quello dell'inclusione sociale, ma c'è un obiettivo soltanto economico, è chiaro che poi la conseguenza appunto è la gentrificazione, quindi l'espulsione di chi è più povero e non riesce, no, a restare in questi quartieri che vengono turistificati. Tra l'altro, comunque, è anche. Come un esempio anche di questo tipo cioè di quartieri che erano in un modo, sono diventati in un altro, la conseguenza è che costano di più gli affitti e quindi chiaramente gli altri sono messi ai margini. Cioè, purtroppo. Ma poi insomma la cosa anche curiosa in realtà, lo leggevo proprio recentemente, per quello nel libro non c'è, però mi sembra che è stato pubblicato uno studio, mi sembra a Toronto sempre, per cui in verità si è scoperto che queste aree densamente prese di mira, no, dagli Airbnb, per cui diventate tutte turistiche così, in realtà a livello di valori immobiliari sono peggiorate. Cioè, proprio perché nessuno in realtà vuole più comprare una casa in quella zona, per cui anche, no, questa ricaduta, insomma, come dire, l'estremo poi diventa questo che è interessante. Per esempio, negli Stati Uniti il rent control, cioè che ogni azione politica in verità poi ha degli effetti potenzialmente negativi. Però c'era una cosa che mi divertiva, e poi nel caso se anche Mimmo vuole intervenire, cioè mi divertiva, si fa per dire, e cioè c'è un po' questa fissa del movimento, cioè la verità è che se esiste un movimento, ma ben venga il movimento, perché chiaramente cioè, è una cosa a cui auspico, però molti hanno detto che l'Airbnb, questo anche negli Stati Uniti, sicuramente in Canada, ha diciamo, creato un'attenzione ulteriore verso quelli che si chiamano, come si chiamano i NIMBY, not in my backyard, no? Questo movimento non nel mio cortile di casa, che in genere... però nel caso canadese, eppure non voglio diciamo, strutture per i senza tetto, perché sicuramente poi ci saranno diciamo, degli effetti negativi. Perché? Perché poi quello che è nella testa delle persone è la qualità della loro vita. Quindi è questo YIMBY invece, cioè sì, nel mio cortile di casa molto spesso è proprio, non è tanto il singolo cittadino, ma sono quelli che vogliono che i loro sviluppi, i loro progetti di sviluppo vengano accettati. E c'era un articolo su Jacobin che mi piaceva, che diceva, ma piuttosto, what's in my backyard? Cioè, ma che c'è in questo cortile di casa? Perché?
È come se ci fosse il sì, ma sì, perdeste di vista il problema, ma che cosa c'è nel cortile di casa? Cioè, questo secondo me è una mancanza poi di, diciamo, di pensare collettivo. Sì. Questo ci stavo riflettendo questi giorni per varie notizie di cronaca, insomma, no? Su quanto in realtà anche stavo leggendo un rapporto, per esempio, sulla povertà a Roma della Caritas, che è sempre molto interessante, appunto, anche lì si metteva in guardia contro questo ripiegamento della città su se stessa, questo fenomeno, no, proprio di frammentazione, per cui c'è sempre più questo clima di paura, insomma, proprio rispetto alle nuove povertà, perché la povertà sta aumentando. Per cui, appunto, la Caritas dice, teme che stia sparendo, la città sta diventando una non comunità, cioè questa dimensione di comunità. E facevo quindi anche una riflessione parallela a questa su quanto oggi viga, come dire, la visione della città che è come quella di un condominio. Però la città non è un condominio, cioè la città appunto ha uno spazio pubblico che non è soltanto lo spazio tra un edificio e l'altro. Ed è questo spazio che determina, secondo me, la ricchezza della città, cioè dove avvengono le relazioni, lo scambio, dove nascono appunto esperienze culturali, sociali di vario tipo. È quella che ovviamente adesso noi, insomma, non possiamo vivere con la pandemia, però a livello di mentalità, secondo me, questo è molto rischioso, insomma, che si guardi alla città come un condominio dove ognuno, no, ha la sua proprietà, il suo pezzetto, e quindi guarda solo questo. E questo, appunto, secondo me, sta generando un grande impoverimento, ma questa è anche, credo, colpa della politica. È un fallimento che si vede nell'università, cioè si vede in qualsiasi mondo, diciamo, lavorativo. Oltretutto è anche una questione di responsabilizzazione, cioè nel momento in cui a me interessa solo il mio lotto, come se fosse no, è chiaro che io non ho più nessuna responsabilità rispetto al mio essere parte di una collettività, perché non interagisco. Ora, certo, c'è un revival della cosiddetta carità, nel senso cristiano del termine, no? E però c'è questa specie di attesa di una filantropia dall'alto, cioè, mentre forse quello che viene a mancare è quello che si può fare, dico proprio in senso laico, senza nulla togliere alla, diciamo, alle azioni di carità o le charity, no? Inglesi, di quello che puoi fare come singolo cittadino. Che tu abbia o meno, sia o meno proprietario di casa. Forse Mimmo, vuoi intervenire? No, volevo solo aggiungere che appunto si è creata questa nuova ideologia, che è quella di ritenere lo Stato un nemico, lo Stato è il nemico, non c'è quindi nessuna idea di beni comuni, non c'è quindi, lo dicevamo prima, questo linguaggio che è stato rubato e utilizzato per dominare, no? Per illudere, direi per truffare cittadini che credono oggi di essere dei imprenditori, si vuole, tutto deve essere privatizzato, l'idea appunto dello Stato e quindi di un bene comune è stato completamente abbandonato, ognuno il farsi da sé risolverà ogni cosa, un po' come quello che poi, insomma, anche la sinistra ha inseguito, no? Questo mito del mercato che riuscirà a mettere tutto a posto, tutte le cose a posto. E poi abbiamo visto, insomma, così non è stato. E quindi si chiede la privatizzazione di tutto, e però poi si privatizza con il denaro dello Stato, paradossalmente. Ecco, io mi auguro è che quest'idea, che poi è legata anche a un'idea è connessa un'idea di sovranismo, no? Perché è tutto connesso in qualche modo. Io mi auguro che appunto quello che è successo negli Stati Uniti in questi giorni possa essere un buon inizio per una inversione di tendenza. È sotto gli occhi di tutti che la povertà è aumentata, che le differenze di classe sono aumentate. Quindi, se non abbiamo un'idea anche del futuro, non dobbiamo vivere il qui e ora.
Dobbiamo avere quest'idea delle future generazioni, cosa che si è persa quasi completamente. Per cui c'è un problema climatico che forse può distruggere la Terra fra 50 anni, fra 2 secoli. L'importante è che il bilancio attuale, che la vita oggi, come dire, riesce a garantire ad un'oligarchia, la stessa vita di prima, va bene così. E allora, se questa oligarchia è così cieca, così folle, così egoista nell'approccio alla vita, probabilmente sono i dominati che dovrebbero cominciare a interrogarsi criticamente, accentuare il senso critico. Io per questo penso che il tuo saggio, in un settore specifico, concreto, dia questo contributo, cioè, perché non è solo la questione del fitto delle case nei centri storici. Quello che è importante è il metodo critico attraverso cui si giunge a smascherare i doppi linguaggi. Non so se sei d'accordo. Sì, no, sono molto contenta che hai colto questo aspetto perché era quello su cui ho lavorato di più. È chiaro che appunto poi l'effetto questo sulla questione abitativa è l'effetto pratico più evidente di questo modello Airbnb, però appunto quello che mi ha colpito di più è proprio questo, cioè questo in realtà l'uso di strumenti retorici, di narrazione, di discorsi, di appunto di tutto quello che è immateriale per invece appunto promuovere in realtà poi l'opposto, cioè di quello che viene raccontato. E quindi ho provato davvero a smontare pezzo pezzo questa narrazione per andare a vedere invece qual è l'impatto che è davvero materiale. Cioè di tutti questi apparati retorici sulle nostre vite, sulle città. Credo che questo vada fatto sempre di più, appunto, in un'epoca in cui stanno aumentando le disuguaglianze e la povertà, e in cui siamo, no, soggetti a penso, appunto, citavo prima Amazon, insomma, subiamo, come dire, questo potere. Che in parte appunto cresce proprio grazie al fatto che abbiamo sempre meno scelta in qualche modo. Ma diamo anche per scontate molte cose, cioè voglio dire, Sì. non ci soffermiamo. Io volevo affrontare solo un ultimo tema prima poi di magari concludere con una domanda che ha un giudice lettore per te, perché quello forse è, diciamo, più nelle mie corde come, diciamo, come interessi più specifici, perché tu fai un discorso che va diciamo anche al di là di tutti gli aspetti importanti che comunque diciamo siamo riuscite più o meno a diciamo a comunicare, e poi ovviamente si dovrà leggere il libro per capirli bene. Ed è quello che sai, si è parlato tanto di come si chiama? McDonaldizzazione, Disneylandizzazione, che ne so, questo se ne parla per la Cina, se ne è parlato un po' a livello globale, no? Come processi di turistizzazione, turistificazione, poi che dir si voglia. Però in verità questi processi non investono, e tu lo dici, non investono semplicemente gli oggetti, non investono, diciamo, diciamo, gli spazi, investono le persone, investono i gruppi minoritari, investono etnie, popoli, no? E non è per niente che anche l'etnoturismo, per esempio, è un altro, è qualcosa che può essere abbastanza complicato. E quindi tu parli di alcune popolazioni degli indiani d'America, ovviamente parli di una in particolare, e questa turistizzazione, musealizzazione che a volte diventa una caricatura. Però io ti chiedo se, per quanto io sia più, diciamo, addentro a, che ne so, agli Ainu del Giappone, Sichuan Banna nel sud della Cina, però a volte è pure difficile capire, diciamo, non problematizzare la nozione di autenticità.
E diciamo anche questo rapporto non sempre così incompatibile tra autenticità e rappresentazione, perché io credo che in alcuni casi, per esempio, la tematizzazione, i parchi a tema, i villaggi a tema che riguardano diciamo soprattutto i gruppi minoritari, beh, sono anche il risultato di processi di negoziazione costante di identità che in qualche modo sono fragili perché, per vari motivi e che si trovano nel corso della storia in contesti economici, sociali e politici diversi e partecipano diciamo, di questa forma di rappresentazione, nel senso che da un lato questo tipo di rappresentazione li svilisce, li musealizza, dall'altro però li rende, come dire, esistenti. Quindi questo forse diventa ancora una volta il segno che della complessità poi di tutti questi processi, per cui puoi essere negativo e però non ti puoi perdere neanche l'altro lato che forse ha un che di costruttivo. E volevo chiederti appunto perché diciamo ti eri interessata anche a questo aspetto, avresti potuto farne a meno, invece è un aspetto che hai trattato nel libro, no? Quello della musealizzazione, della turistizzazione in questo senso. Sì, ma anche questo devo dire è nato molto, no, da una riflessione fatta insieme ad altre persone su quanto, appunto, come dire, il viaggio, no, quando si parla del viaggio, di scoperta, tutti amiamo viaggiare, io amo viaggiare, quindi di scoperta di un luogo sconosciuto, di un luogo che non si conosce. Quello che invece abbiamo visto avvenire negli ultimi anni è che le città si sono trasformate in funzione delle aspettative dei turisti. Quindi non c'è più questo, no, questo movimento di scoperta e quindi di adattamento del turista a un luogo sconosciuto e no, come in qualche modo poteva avvenire nel passato più facilmente quando si viaggiava. Io no, i racconti dei miei parenti che viaggiavano in Grecia quando non c'erano turisti, erano tutti di scoperta di luoghi e anche appunto possibilmente di disagi provocati, no, da differenze culturali e via dicendo. Invece nelle nostre città oggi avviene esattamente il contrario, cioè le città quindi si costruiscono, cioè diventano dei palcoscenici per mettere in scena quello che pensano che il turista si aspetta. Non so, a Roma vendono sui banchi dei mercati rionali la pasta tricolore. Allora, la pasta tricolore a Roma non è mai esistita, cioè noi non la mangiamo. Per cui, La matricolore, cioè non c'è vero. cioè, questa invenzione, no, l'invenzione del tipico, è evidente, come dire, l'attrazione turistica è comunque sempre una costruzione sociale. C'è un famoso esempio. Il folcloresque, cioè questa folclorizzazione Sì. Sì, noiosa poi, perché alla fine è noiosa, no? Ossessiva, dimmi, stavi dicendo. appunto, cioè, l'attrazione turistica è comunque una costruzione sociale. Insomma, anche per scrivere il libro ho letto, no, il primo sociologo che ha scritto un libro che si chiama proprio Il turista negli anni 70, che analizza a livello, no, da un punto di vista sociologico il turismo. Fa alcuni esempi di come noi costruiamo le attrazioni sociali. Dice: se noi prendiamo delle pietre normali o delle pietre lunari, probabilmente non riconosceremmo la differenza, per cui le devo indicare che quelle sono pietre lunari, quindi ci sono i marker, no? E quindi noi sappiamo che quello è un sito turistico di grande interesse e poi lo diventa perché appunto noi lo presentiamo come tale. Per cui questa dimensione, insomma, c'è sempre stata. Però appunto l'aumento dei flussi turistici dovuto appunto al low cost Airbnb e via dicendo, poi in qualche modo ha accelerato questo processo che ha investito le città in questo modo così, così evidente, per cui sono diventate davvero dei fondali, dei palcoscenici, per appunto questa messa in scena di un'autenticità. Io ho scritto anche un reportage su Napoli qualche anno fa, quando forse questo fenomeno stava già avvenendo, ma era ancora un po' all'inizio, facevo
facendo un giro nei quartieri spagnoli, appunto mi sono resa che anche lì c'era questa messa in scena del tipico napoletano, e poi appunto uguale dappertutto, con questi appunto alcune immagini ripetute, e questo insomma lo vediamo sempre di più. Questa tipizzazione, per esempio a Okinawa, le arti marziali, la longevità, cioè delle tipizzazioni che da una parte la rendono una meta, no, ambita, dall'altra però la incatenano a stereotipi, la privano della meravigliosa complessità, no? E poi una cosa che mi aveva colpito appunto quando tu parli del viaggiatore è come se tutto questo sistema tendesse a sottrarre al viaggiatore la bellezza della vulnerabilità. E Sì. poi voglio dire, questo poi in realtà non è una debolezza, come dire, è invece forse una disposizione per mettersi in discussione, no? Io su questo, cioè, a questo ho pensato molto, perché effettivamente rispetto a quando viaggiavo tanti anni fa, adesso, beh, io trovo più o meno le stesse cose. Senti, io volevo appunto concludere, potremmo parlare per ore, ma tanto insomma sono sicura che ci sarà occasione. E invece volevo concludere con una domanda che ha posto un giudice elettore, che ora ti leggo, e dice che il tuo saggio cita spesso esperienze di singoli operatori e considera grandi città Los Angeles o Lisbona, però forse non tiene in considerazione i vantaggi che Airbnb potrebbe portare in realtà, come le zone interne appenniniche. In realtà c'è un progetto dei 20 borghi, quindi altro che non ci ha pensato, soprattutto per far ripopolare centri quasi disabitati. Cosa ne pensi? Ecco, questo ricorre, cioè ricorre questa immagine del turismo come soluzione per appunto le aree economicamente svantaggiate. Questa, insomma, è una cosa che anche tema complesso, però che anche Franceschini, per esempio, spesso propone di appunto puntare il rilancio di alcune aree su un tipo di turismo. E Franceschini, secondo me, appunto, è interessante da ascoltare perché parla di un tipo di turismo internazionale ricco, quindi con una insomma, un'elevata capacità di spesa, non un turismo qualsiasi, che già, come dire, è un elemento, insomma, abbastanza, secondo me, problematico, perché è un discorso classista ed elitario. Il problema qual è, appunto? Io credo che oggi, tra l'altro, bisogna cominciare davvero ad affrontare la questione ecologica, la questione ambientale, per cui parlare di turismo sostenibile e via dicendo. Allora, secondo me, il turismo è una cosa bella, come pratica e come strategia economica, non la demonizzerei se non è l'unica. Allora, il problema di proporre il turismo come appunto soluzione per le aree interne è che semplicemente sposta questo modello urbano che è già fallito, perché noi lo stiamo vedendo adesso, questo fallimento, lo prende, lo sposta nelle aree interne. In realtà, io per esempio cito negli ultimi articoli che ho scritto, che credo sia interessante, quanto dice per esempio il ministro per il Sud, Provenzano, oggi quando parla della necessità di riattivare un'economia basata appunto sulla produzione, non solo sul consumo, perché il turismo, come dire, è un consumo di luoghi. Certamente è un indotto, ma se andiamo a vedere il tipo di economia che il turismo genera, è più che altro appunto un'economia a basso valore aggiunto e punta appunto sull'attrarre da fuori persone e capitali. Quindi è anche una sorta, c'è chi lo chiama, no? Lo chiamano anche una strategia di colonialismo interno, come dire, veniteci da fuori a colonizzare, prendete le nostre risorse e in cambio, poi però sappiamo che il problema è che in cambio non resta quasi nulla sui territori, se non è gestito il turismo. Microurbane o rurali, per esempio, si è imposto anche più su Airbnb, insomma, ci sono varie cose. Un'ultima domanda, Sì, scusami. ma per concludere, era solo che secondo me appunto possiamo parlare di turismo
Insomma, poi lì è molto complesso il tema delle aree interne, anche lì dovremmo distinguere tra, perché sono tante, ci sono luoghi diversi, sarebbe bello. Franco Arminio, per esempio, propone da sempre, Franco Arminio, un altro, non un turismo delle aree interne, ma una ripopolazione delle aree interne, con tutte quelle contraddizioni, voglio dire, che poi sono state create anche negli ultimi anni, perché da un lato si chiede il ritorno dei giovani e anche delle persone anziane, magari pensionate che vivono al nord, tornare nelle aree interne del sud. Nello stesso tempo, però, hanno smantellato quei presidi sanitari che prima esistevano in alcune zone. E chiaramente, se si tratta di una popolazione anziana, è evidente che il presidio sanitario è necessario. Devo dire, questa è la riforma Bindi che accorpò. No, dovevano esistere dei super ospedali specializzati nei capoluoghi di provincia e quindi furono smantellati piano piano tutti quei presidi che invece erano assolutamente essenziali e che rispetto a un piano di ripopolazione sia di giovani che di anziani sarebbe oggi tornato di grande efficacia. Vabbè, ma insomma i discorsi su questo per cui voglio dire la ripopolazione delle aree interne è anche un discorso diverso da quello del turismo delle aree interne. Noi che siamo lucani, diciamo, o lucana, c'è Scandicci, Pisticci, scusa, che tu conosci bene, Pisticci, che parte dei 20 borghi e di questa sorta di impresa tra Airbnb e i progetti di sviluppo locali, che è un po' anche forse un modo per, diciamo, per una rigenerazione, mo ci vuole, ma di Airbnb. E quindi tutto questo è un problema. Senti, forse Mimmo, lo faccio la domanda che è comparsa sulla diretta Facebook, cioè ad Edimburgo Sara dice Roberto, ad esempio ci sono interi dove sta? Quartieri che si sono ribellati all'abuso di Airbnb causando un peggioramento della qualità della vita. Ne sai qualcosa? Cioè come. Ma non è chiaro, cioè, chi si è ribellato avrebbe causato un peggioramento della qualità della vita? E a questo punto quello che sembra, forse Francesco dalla regia ci può dire meglio, c'è cioè quartieri che evidentemente nella. Questi quartieri che si sono ribellati, però il risultato suppongo sia stato un risultato, diciamo, non positivo. No, io ho seguito appunto lì il fenomeno Airbnb a Edimburgo, era anche no, proprio visivamente evidente perché poi a proposito di condivisione erano case vuote. Aspetta, no, perché mi scrive, perché pure io non avevo capito da come era. Diciamo che denunciando un peggioramento a causa del baby, allora così se abbiamo, no? Così torna, diciamo, insomma. Chiaro. Sì, infatti lì è una delle città che io non l'ho inserita nel libro, però ho letto molto e appunto dicevo lì era proprio visivamente evidente il proliferare di Airbnb perché era pieno di scatolette dove veniva lasciata la chiave, no? Poi si digitava il codice, si prendeva la chiave, quindi non c'era più neanche l'interazione umana tra il proprietario e il turista. E appunto ci sono le foto delle vie con tutte queste decine e decine di scatolette e lì c'è stato un grande appunto movimento di protesta e io non sono entrata in contatto con loro però con altri movimenti di protesta poi insomma in giro per il mondo sì e poi tra l'altro recentemente tutti questi movimenti locali si sono anche uniti per, insomma, in occasione dell'annuncio di Airbnb di quotarsi in borsa, per cui, come dire, sono sicuramente, secondo me, sono delle realtà importantissime perché, appunto, spesso è grazie al loro lavoro che poi le città, insomma, la politica si sensibilizza e introduce delle norme. Comunque, diciamo che adesso magari concludiamo questo incontro qui e poi tu però devi promettere che verrai di persona a Napoli quando si potrà a vedere la folklorizzazione e anche una Grazie.
diciamo, non l'ha subita la folclorizzazione. Allora io faccio vedere il libro, che non si vedrà, ma comunque ci provo. Abbiamo parlato con Sarah Gainsforth di Airbnb Città Merce, Storie di resistenza alla gentrificazione digitale. È uno dei tre libri finalisti della sezione saggistica del Premio Napoli. Sara, se vuoi fare tu un ultimo saluto, suona bruttissimo, un saluto, un provvisorio saluto, per poi rincontrarci, speriamo, a dicembre, io spero sempre dal vivo. Ecco che è stato anche Mimmo, che forse prima Sì, no. No, persona. io volevo salutare Sara, ringraziare sia Sara che Chiara e ricordare che il 13 novembre abbiamo questo incontro alle 17 con Luciano Megacci, che è l'autore di Bespritornie. Credo, mi dicono dalla regia che il tempo è finito, devo dire che avrei continuato davvero a lungo perché. Ecco quello che dicevamo prima, saggi che riescano a raccontarci la contemporaneità. E credo che questo lo sia con un'evidenza concreta, insomma, con un'evidenza che è emersa anche dal dibattito di oggi, condotto in maniera strepitosa, come sempre, da Chiara Piedini. Siamo riusciti a costruire. Certo, c'è la tristezza perché non ci sono gli incontri di persona, diciamocelo, perché non possiamo essere ipocriti, non possiamo far finta di dire che è la stessa cosa, perché non lo è. Io ricordo anche la passione, la presenza di tutti i giudici lettori, le domande, la capacità di voglio dire, si crea una dimensione completamente diversa. Però devo riconoscere che oggi si è riusciti comunque a portare avanti un dibattito di estremo interesse e mi auguro che Sara Gainsbourg abbia lasciato il suo cellulare perché l'abbiamo detto all'inizio, è diventato introvabile quando dovevamo comunicarle che era una delle finaliste della Fondazione Premio Napoli. Il Va che dice. bene, Chiara, se vuoi chiudere tu, io vi Sara, lascio. lascerei la parola a Sara, così saluta lei. Grazie mille, grazie davvero. Insomma, mi ha fatto molto piacere dialogare con voi. Sono molto sorpresa e felice, insomma, anche di essere finalista. E poi volevo dire, appunto, sono quasi felice di essere irreperibile in quest'epoca della irreperibilità, anche se, insomma, purtroppo non so perché sia capitato. Comunque, grazie mille, spero davvero di poter venire in presenza a Ti Napoli. aspettiamo perché noi speriamo che la serata del 22 dicembre al Teatro Mercadante si possa fare anche in presenza. Sarà trasmessa in streaming sicuramente, però lo ripeto ancora una volta, la presenza in questo straordinario teatro che ci ospita, beh, insomma, lo sappiamo, è tutt'altra cosa. Grazie ancora. Grazie Grazie. anche Francesco dalla regia, Francesco Morra. Grazie. Grazie a tutti.